Quindi adesso andiamo a mettere un po' di numeri. Finora vi ho descritto qualitativamente un po' le cose, sia pure spero con una certa precisione. Adesso andiamo a descrivere, a vedere, a definire anche quei termini che io ho usato peraltro, ma che non avevo ben definito prima. Adesso vi vado a definire. In questo caso ho eliminato il ghiaccio, come vedete. Per semplificare la situazione, assumiamo che non ci sia ghiaccio, ma la complicazione in qualche modo, in presenza o in assenza di ghiaccio, dal punto di vista di queste quantità elementari che io vi sto rappresentando, è banale, se volete. Allora, io qui parlo della massa del suolo, che ho chiamato qui M asterisco, ma sarebbe meglio chiamarla MS. No, M asterisco, vabbè, MS ho chiamato la massa della parte materiale del suolo. Il suolo, qui è visto, chiudete la porta per cortesia, il suolo qui è visto come l'insieme delle cose, cioè l'insieme di acqua, della massa dell'acqua, della massa del ghiaccio, cioè della massa del materiale e della massa dell'aria. Qui abbiamo i volumi corrispettivi. La prima grandezza che mi viene in mente di definire è il rapporto fra massa e volumi, che è la densità. E in particolare, quindi, noi avremo una densità del suolo che è dato dall'insieme di tutte queste tre cose diviso il volume di tutte queste cose qua. E questa è la densità apparente del suolo. In italiano, in inglese si chiama bulk density. Vuol dire, noi prendiamo un volume di suolo, non ci curiamo un volume di qualcosa, non ci curiamo di che cosa c'è dentro, e ne consideriamo la densità come se fosse un mezzo omogeneo, mentre in realtà è disomogeneo perché è composto da almeno tre cose differenti. Beh, qui la cosa è ovvia, la massa del suolo, qui ho chiamato MS finalmente in modo giusto, è la somma di tutte queste le masse dell'aria, dell'acqua, del ghiaccio, delle particelle di suolo. La massa invece dell'acqua totale, che qui ho chiamato TV come total water, è la massa del vapore, che sarà poi trascurabile, la massa dell'acqua liquida e la massa del ghiaccio. Stessa cosa, uguale identica per i volumi. E allora, la densità apparente ve l'ho già definita qui. È sbagliata, perché qua va la massa del suolo totale, MS diviso VS. No, qua sì, uno si accorge di errori man mano che va avanti. Una cosa, e qua sarebbe tutto facile. Sarebbe tutto facile, beh, basta mettere le cose in ordine. Sarebbe tutto facile, ma normalmente nel corso, per ragioni storiche, probabilmente si lo sa, andrebbe indagata la cosa. Quando noi andiamo a studiare il movimento dell'acqua nel suolo, non usiamo la massa e neppure usiamo il volume considerando la densità dell'acqua costante, come si fa in molte situazioni. Certamente consideriamo anche che ρV, la densità dell'acqua, sia costante, pari a 1,0000, perché? Ma andiamo a definire una quantità che si chiama contenuto volumetrico dimensionale dell'acqua, cioè il rapporto fra, questo è l'acqua totale,
è il rapporto, in questo caso, del volume dell'acqua più il volume del ghiaccio diviso il volume totale. Oppure il volume, il contenuto adimensionale di acqua, θV, il volume di acqua diviso il volume totale. Questo termine è adimensionale, appunto non ha le dimensioni, mentre il volume è le dimensioni di un volume, cioè una lunghezza del cubo, e una massa ha le dimensioni di una massa, cioè chilogrammi, se volemmo. E naturalmente possiamo estendere la definizione al volume del ghiaccio. A questo punto siamo pronti a definire la porosità. Beh, la porosità che cos'è? Parte i simboli, qui l'ho chiamata φ con S, altre volte in altre situazioni la chiamerò θ con S. È il volume di tutto quello che non è particelle di suolo, minerali, diviso il volume complessivo delle particelle di suolo. Posso potrei definire anche la porosità effettiva del suolo considerando che il ghiaccio, nel caso che io voglia descrivere il movimento del ghiaccio, considerando che il ghiaccio in qualche modo aumenti, anzi diminuisca la porosità, e in questo caso l'ho chiamata porosità effettiva del suolo. Come vedete, φ con S, da che cosa può la porosità, che cosa può variare? La porosità che cosa può valere? La porosità, vi ho detto, normalmente ha valori tra 0,3 e 0,5. Il contenuto adimensionale di acqua o di ghiaccio, come può variare? Può variare evidentemente fra 0 e la porosità. Sì, esattamente come teta, è una grandezza dimensionale. Possiamo definire su queste quantità un'ulteriore grandezza che è la saturazione relativa dei suoli, e che non è altro che il contenuto dimensionale di acqua diviso la porosità. O meglio, possiamo complicare ancora un po' la situazione introducendo una quantità qui, teta con R, che chiamiamo contenuto di acqua residuo. Cioè facciamo nostra l'osservazione che se noi abbiamo dell'acqua all'interno del suolo, c'è una parte di quest'acqua che non si muove mai, è di una forma semicristallina aderente al suolo, e non la possiamo togliere di lì solo se prendiamo il nostro campione di suolo e lo mettiamo in un forno a temperature molto alte per farla evaporare. Quindi all'interno del suolo c'è sempre un contenuto teta residuo, quindi possiamo definire una grandezza che è la saturazione effettiva dei suoli come rapporto fra il contenuto d'acqua del suolo meno il contenuto residuo di acqua diviso la porosità meno il contenuto residuo di acqua. Queste sono tutte grandezze che poi nelle prossime lezioni useremo con in vari modi, in varie specie. Penso che possiamo fare 5 minuti di pausa.